Si vede l'onda del terremoto nella fascia blu, ovviamente ormai non la senti più. E appunto segna il terremoto del 22:50. È stato un terremoto alle 22:57, se non ricordo male. 22:50, sì. Praticamente non qua a Ponte sul Mincio, ma a Bussolengo, anche se inizialmente si diceva che era, comunque poco cambia, poco più su, Caivano Veronese. Dunque, qui è stato registrato il terremoto, poco più, beh, comunque non è proprio Bussolengo, dai. Sì, insomma, è metà via. Metà via tra Bussolengo e Cavaion, Sant'Ambrogio, San Pietro. E in pratica si è sentito fino qua a Ponte sul Mincio, io ho sentito appena appena in casa, ma... Comunque, desta sempre apprensione qua ai ponti. Qui c'è Ponte sul Mincio. Qua. Praticamente in linea d'aria l'onda ha preso un bel po'. Ha preso tutti questi comuni qua, a partire Bussolengo, Pescantina, Pastrengo, Sant'Ambrogio di Valpolicella, praticamente la Val d'Adige. San Pietro in Cariano, Sona, Fumane, Cavaion, appunto, Castelnuovo, Negrà, Raffi, Lazise, Marano, insomma Campagna, Rivoli. Ma Rivoli Veronese, dove sono andato a fare il video delle pale eoliche di quel tragitto lì. Bardolino, Dolcè, lo si vede dal video di Rivoli. Verona, Peschiera del Garda, che è qua vicino, Caprino Veronese, Costermano, Garda, Ponte, appunto qua, Villafranca, Povegliano, Monzambano, Grezzana, Castellazzano, ce n'è, Valeggio, Cerro, fino a Torri l'hanno sentito, e vabbè, ovviamente Pozzolengo, fino a Torri del Benaco, però. Torri del Benaco, insomma, è abbastanza in alto, voglio dire, qua. Qui. Preso bene, dunque la potenza era di 3,1, no, 3,3. In pratica 23 km di profondità, anche se inizialmente un altro sito lo dava praticamente in provincia di Verona, sì, ma una profondità di 19 e mezzo di chilometri. Quindi niente, io l'ho sentito, ma è durato mezzo secondo praticamente qua, è arrivata fin qua, proprio alla fine è arrivata, cioè la fine dell'onda d'urto del terremoto, della scossa, è durata una frazione proprio. Quanto è durato? Mezzo secondo neanche, però l'ho sentito. E allora adesso, visto che c'è anche oltre a tutto il resto, grandine, incendi, alluvioni, uragani, tombe marine, tornado, venti fortissimi, calore che non se ne può mai raggiungere, dicevo anche questo, e comincerò a farmi un bug out bag, no bag, bag, bug out bag, praticamente è uno zaino di pronta fuga, ecco, uno zaino di pronta fuga, perché se si deve scappare di casa, e comunque dai, adesso magari
Dico la mia su questo, ovviamente non sarà un tutorial né un insegnamento, ma dico come mi comporterò io nel caso. Questo è quanto per i terremoti e per il resto ce ne sono parecchi. Qui sul lago di Garno, no, sul lago di Garno, no, sul lago di Garno. C'è stato anche a Malcesine, che è a 50 km su, a nord, sul lago. Però, se non sbaglio, c'è stato anche in Bosnia. O perlomeno lo segnava quel sito di prima. Quindi probabilmente, boh, ha influenzato anche i terremoti. Quanti terremoti. Allora, prima di quello di Verona, c'è stato quello della 2 minuti prima in Bosnia. Quindi è stato come 4 anni fa che l'ho sentito distintamente. È arrivato fino qua sul lago di Garda. Slovenia. Però quello della Bosnia è lì, vedrai. Vabbè, comunque dai. Alla prossima.